Indovina, indovinello, chi ha paura del bel pipistrello? Ha indovinato! Il mio adorato box presto sarà collegato ai televisori di tutto il mondo, fornendomi codici bancari, fantasie sessuali e innocui pietose bugie. Tutto in testa a me verrà. La mia vittoria è inevitabile, perché l'informazione è potere e simile a Dio diventa. O forse ho esagerato un po'. Non c'è secco mai. A proposito, l'ho letto la tua mente, lo strada. Il tuo indovinare è più difficile. Potranno mai Bruce Wayne e Batman veramente coesistere? Bello, scopriremo oggi. Ma soprattutto, vediamo i nostri concorrenti. Dietro la tenda numero uno. La strabiliante e favolosa dottoressa Chase Meridian. Le piace scalare, laccarsi le unghie e spera stupidamente di essere il grande amore di Bruce Wayne. E dietro la tenda numero 2. Questo acrobata rimasto orfano desidera di avere un giorno un profondo contatto con una ragazza. E al di sotto di questi concorrenti, il mio ambiente preferito. Un'oceana sepoltura! Un semplice puntata di questo pulsante e nei giro di 5 secondi i nostri concorrenti ne entreranno 5 per gabbiare nelle acque profonde. E chi sceglierà di salvare Bruce? Il grande amore di Bruce? O il socio minoritario del Cavaliere Nero? Sì, scusate, mi sono lasciato prendere la mano stavolta, era un po' la mia imitazione dell'enigmista, a parte che sono abbastanza sicuro di aver sbagliato almeno una metà delle cose che dovevo dire, ma non importa. Era la scena più divertente del film e mi piaceva l'idea di poterla interpretare un po'. Comunque, se avete riconosciuto diciamo, il breve monologo che ho recitato adesso così davanti a voi, vi ricorderete di certo di quale film parleremo oggi, anche perché me l'avete chiesto in tanti nell'ultimo paio di settimane, quindi mi sembrava quantomeno doveroso parlarne finalmente. Quindi, ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Antellini e vi do nuovamente benvenuto nel mio canale, Il Giovane da Gofino Rosso. Quest'oggi faremo la recensione di Batman Forever, terzo capitolo della saga cinematografica dedicata all'uomo pipistrello e stavolta diretta da Joel Schumacher, che, casomai lo ignoraste, è tragicamente deceduto lo scorso giugno, cioè non il giugno di quest'anno, non il giugno dell'anno scorso. Se non ricordo male aveva circa 80 anni, non mi ricordo l'età precisa, magari parliamone nei commenti. Ma prima di cominciare una cosa importantissima. Qualora non aveste visto il film, non guardate oltre questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Dunque, in questo terzo capitolo della saga, Batman, che in questo film è interpretato da Val Kilmer. Dicevo, in questo film è interpretato da Val Kilmer, dovrà affrontare due pericolosi criminali, l'enigmista e due facce, ossia Harvey Dent, una volta ex procuratore se stavo dicendo cinematografico, vuol dire un ex produttore di distrettuale di Gotham City, che però è stato malvagio a seguito di un incidente in tribunale. E nella lotta contro questi malvagi criminali, il nostro protagonista avrà al suo fianco Robin, un giovane acrobata che lui ha preso sotto la sua protezione dopo la morte della sua famiglia. Bene, passata da parte la trama, vado allo stravaglio la mia opinione. Innanzitutto devo confessarvi che per anni, e sottolineo, per anni, ho letteralmente odiato il film. Per due motivi. Uno, perché non era più diretto da Tim Burton, che tra parentesi, come ricorderete, è uno dei miei registi preferiti. Due, per l'insensata sostituzione di Val Kilmer a Michael Keaton. Io dico, perché? No, sul serio, perché? Cioè, no, ok, no, voglio chiarire una. Scusate, voglio chiarire una cosa. Voglio chiarire una cosa perché così non ci sono fraintendimenti. Per me, il miglior Batman di sempre, però di interpretazione, è Christian Bale. E più qui direi che ci siamo. Magari, non so, voi avete un'opinione diversa, o credete che migliore sia Michael Keaton, o magari preferivate Adam West nell'essere omonima. Questo io non so dirvelo, discutiamone magari più tardi nei commenti. Però, a livello personale, per me il miglior Batman di sempre rimane Christian Bale. Solo che al secondo posto metto Michael Keaton, e quindi a questo punto io mi chiedo, se la saga è la stessa, perché cambiare l'attore? Ma io dico, veramente, ma perché? Se Michael Keaton non vuole più fare il film, allora non fate i seguiti! Io dico, è una cosa che veramente mi dà fastidio. Quando la saga sta andando bene, ma la proseguono con altri attori, è una cosa che trovo veramente inutile. E quindi anche per questo motivo, per questi due motivi, che io reputo validi, o meglio, reputavo validi all'epoca,
Per anni ho rinnegato questo film, poi però fortunatamente, siccome sono testardo, ma non così tanto, cioè in realtà sono un tipo molto testardo, però siccome sono testardo, ma non così tanto, mi sono convinto a riguardarlo e in effetti devo ammettere che, ok, è un po', scusate il linguaggio, è un po' una cagata sto film, ma comunque dei pregi li possiede, molti, non tanti quanto i due Batman di Burton, ma voi lo sapete, non sono uno che giudica un film in base magari ai suoi predecessori o paragonandolo ad un altro film, no, assolutamente no. Se io devo valutare un film, valuto proprio, come posso dire, singolarmente, ed è quello che faremo oggi. Innanzitutto devo confessarvi che la cosa che più ho amato di questo film è il personaggio dell'enigmista. Oh mio Dio, l'enigmista! E anche per questo che all'inizio video ho avuto, diciamo, rendergli un po' omaggio pronunciando alcune battute dalle sue, insomma, alcune sue battute. Io vi giuro, sono rimasto basito. A parte che devo confessarvi che in effetti questo è stato il primo film di Jim Carrey che io ho mai visto, quindi anche per questo dico, mi è un po' entrato nel cuore, anche perché è la prima interpretazione di Jim Carrey a cui ho avuto il piacere di assistere, quindi anche un po' per questo che mi sono un po' affezionato al personaggio, che comunque è di una simpatia incredibile. È un antagonista, ma è così vivace, allegro, no, allegro che sto dicendo, vuol dire vivace, divertente, simpatico, che proprio tu rivedi a ammonartene incondizionatamente. È così ben fatto come personaggio che ti lascia veramente senza parole, anche perché è lui il centro del film, il cuore dell'intera vicenda. Cioè, non nel senso che il film gira attorno a lui e lui il protagonista, non sto dicendo questo, solo che è la cosa che più risalta del film, oltre all'ottima regia di Schumacher, che devo dire non è tra i miei registi preferiti, però questo film l'ha diretto davvero molto bene. Ci ha saputo adattare la storia del Cavaliere Oscuro al suo stile, e questo mi piace, perché di solito adoro quando un regista riesce a imporre il suo stile in un certo genere cinematografico, risultando di buon grado, creando quindi una pellicola che magari non è che gli appartiene al 100%, ma che comunque riconosce proprio per il fatto che lui ci ha messo la mano. Non so se ho reso l'idea, non so se mi capite. È un po' complicato a spiegare, è un concetto un po' astratto, spero comprenderete quello che sto cercando di dirvi. Comunque, la cosa che più risalta di questo film è proprio il personaggio dell'enigmista, così simpatico e vivace, che è stato giustamente inserito nella classifica dei migliori antagonisti cinematografici dell'American Film Institute. E appena detto direttamente. Devo dire che un altro grande pregio del film, indubbiamente Nicole Kidman, che devo dirlo, non è tra le mie attrici preferite. Oddio, l'ho adorata in The Hours, che tra l'altro vi straconsiglio perché è un film veramente bello. Un po' lento, però è bello, sì. Per non parlare poi della Bussola d'Oro, che sia che quella è una cagata, però lei ci sapeva fare. Poi vabbè, altri ruoli che adesso non mi vengono in mente, però sì, è un'attrice che comunque stimo, anche per chi ha saputo dimostrare un notevole talento in vari ruoli qui e là, tra l'altro appunto grazie anche a The Hours, con cui ha vinto l'Oscar. Però devo dire che nella parte di Chase Meridian è un personaggio che devo ammettere non spicca per costruzione narrativa, però lei lo interpreta comunque molto bene, quindi anche lei ottimo lavoro. Però Val Kilmer, oh mio Dio, Val Kilmer, no. Val Kilmer sinceramente lo reputo un passo falso veramente imperdonabile. Non tanto per l'attore in sé, è che, anche perché sinceramente parlando, io l'ho visto solo in questo film, quindi non so, non sapete dirvi se magari è bravo oppure no, magari ditemelo voi, se per caso magari vi viene in mente qualche film in cui vi è piaciuto, o per il quale lo adorate addirittura, o che magari vi spinge a considerarlo il miglior attore di sempre. Ditemelo nei commenti, io sono sempre aperto alle, come posso dire, alle altre opinioni riguardanti l'interpretazione di un attore o la sua carriera cinematografica, quindi anche perché comunque, come dicevo, di Val Kilmer ho visto solo questo film, quindi se è un bravo attore io non lo so, anche perché non è che puoi giudicare un attore in base a un film che ha fatto. Se un attore è bravo lo capisci magari vedendolo anche in altri ruoli, come Robert De Niro, che è bravo non perché ha fatto bene un film, ma perché ne ha fatti 30 miliardi stupendi, o anche Al Pacino oppure John Wayne, insomma. Di bravi attori nella storia del cinema ce ne sono stati tanti, e sono stati bravi perché hanno saputo interpretare tanti ruoli sempre benissimo. Quindi dicevo, non posso fare una valutazione oggettiva della carriera di Michael di Val Kilmer. Io lo giudico in base a questo film, che è l'unico suo che ho visto, e nella parte non mi è piaciuto per niente. Sinceramente lo reputo il peggior Batman di sempre, insieme a George Clooney, di cui parleremo nella prossima settimana con la recensione di Batman e Robin, che dico già in partenza, non mi è piaciuto per niente. Ma sto divagando, scusate. Dicevo, Val Kilmer, l'ho trovato veramente un passo indietro, un'interpretazione così pietosa, poi il personaggio in sé l'hanno costruito anche male, con un Batman che in questo film ho trovato veramente molto stupido, troppo, non sentimentale per carità, anche perché un lato romantico ce l'aveva anche il Batman di Michael Keaton e ci stava. Lì Batman aveva saputo gestire la cosa da Dio,
E quindi, ok, è che in questo film, più che romantico, l'ho trovato molto melenso. Oddio, ho apprezzato la parte dei dubbi riguardante la sua identità e la quasi decisione di rinunciare al ruolo di Batman. Quello ci stava. L'ho trovato una parte molto ben fatta. Ma per il resto l'arco narrativo del personaggio l'ho trovato sinceramente patetico. Sostenuto dall'ottima interpretazione di Nicole Kidman, che è un ottimo espediente romantico per il personaggio, ma per il resto veramente una cosa in più, un percorso narrativo che sinceramente ho trovato molto banale e mal costruito. Per non parlare di Due Facce. Oddio, Due Facce. Anche qui devo dirlo, me lo ricordo con un certo affetto, perché anche in questo caso è stato il primo film di Tommy Jones che ho visto. E Tommy Jones, porco cane, è un attore coi controcoglioni, scusate il linguaggio. Anche perché ha fatto filmoni come Il Fuggitivo, che tra parentesi vi straconsiglio, e se non ricordo male dovrebbe essere su Netflix. So che l'avevano messo qualche tempo fa, non so se c'è ancora, magari andate a controllare. Però comunque se l'avete visto sapete che è un film stupendo. E se non l'avete visto ve lo straconsiglio, perché è stupendo sul serio, porco cane. C'è anche vinto l'Oscar Tommy Jones per quel film, vabbè, è un altro discorso. Per non parlare poi della saga di Men in Black, oppure di Non è un paese per vecchi, che tra l'altro ho visto qualche mese fa e mi è piaciuto da Dio, stupendo. Insomma, è un attore veramente bravo, bravissimo. Io l'ho visto in tanti altri film, mi piace tantissimo. Ma anche questo devo ammettere, non era malaccio. È che proprio il personaggio di Due Facce l'hanno fatto malissimo, perché non è Due Facce. Cioè, nell'aspetto sì, magari anche per la cosa della moneta ci sta, ma per il resto non è Due Facce. E lo sapete perché? Perché in questo film il personaggio vuole uccidere e basta. No, vi spiego cosa intendo dire. Allora, in tutte le altre esposizioni cinematografiche o anche televisive che ho visto del personaggio, Due Facce è un personaggio molto complesso, perché lui ha due personalità dentro lo stesso corpo, cioè sono due entità dentro la stessa persona, il bene e il male, nello stesso personaggio. Tra l'altro è interpretato dalla grandissima Daryl Duquesne Harry Deckard nel Cavaliere Oscuro. Se avete visto film di scuro vi ricordate il personaggio e la sua immensità. È un personaggio comunque tra i più complessi nell'universo di Batman, che è sempre in bilico tra bene e male, ma rappresenta entrambe le facce, grazie anche alla sua moneta, che appunto rappresenta, è un po', come posso dire, un marchio di fabbrica del personaggio. Ma in questo film tutto questo, tutta questa complessità profonda e narrativa, non c'è. Qui abbiamo semplicemente un pazzo maniaco dalla risata facile che si diverte a uccidere a destra e manca. E sì, hanno mantenuto la parte della moneta, ma risulta comunque di secondo grado, di secondaria importanza. Sì, lo porta alla morte alla fine del film, dimostrando che in effetti da un certo punto di vista lui ci dà un po' importanza, ma comunque in maniera talmente misera e insignificante da risultare superflua. Ed è proprio qui il problema. Questo non è Due Facce, non è Due Facce. Ragazzi, voi potete chiamarlo come vi pare. Potete farci credere che sia Harvey Dent, Due Facce, quello che è. Potete chiamarlo Pinco Pallino per quanto mi riguarda. Ma non è Due Facce, ma neanche lontanamente. Perché lo spirito del personaggio è stato completamente stravolto in un modo che sinceramente ho trovato ridicolo. Quando ho visto il film la prima volta, ovviamente ammetto, non ero ancora, diciamo, esperto dell'universo Batman come sono oggi. Tra l'altro, non so se, un piccolo parentesi, sto guardando Gotham in questo periodo, ve lo straconsiglio, una serie TV stupenda. Questa sì che la trovate su Netflix, ve lo straconsiglio perché è stupenda veramente. Chiusa parentesi. Dicevo, con questa persona mi sono perso. Non mi ricordo più di cosa stavo parlando. Ah sì, scusate, stavo parlando di Due Facce. Dicevo che comunque il personaggio l'hanno completamente stravolto in un modo che ho trovato veramente ridicolo e pietoso. La peggior trasposizione cinematografica del personaggio. Tra l'altro nonché il peggior difetto del film stesso, che ok, è demenziale, ma è una misura ben sostenuta, devo dirlo, grazie all'ottima regia di Schumacher, un grandissimo enigmista e personaggi tutto sommato ben costruiti, a parte appunto, come dicevo, Due Facce e lo stesso Batman, che però almeno è decente. Per non parlare poi della colonna sonora, che devo metterlo, è notevole. È la stessa dei due film principali, ma almeno così è buona. Insomma, tutto questo andando a concludere, dandomi la mia valutazione numerica. In un voto da 1 a 10 do un convintissimo 7,2. Pensate si possa aggiungere. Credete che abbia fatto un discorso un po' troppo sconclusionato e che sia un deficiente perché secondo me Harvey Dent invece è bellissimo e questa è la sua migliore trasposizione cinematografica? Fatemelo sapere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Spero che la gestione vi sia piaciuta. E rimanete connessi perché la settimana prossima tornerò con la gestione di Batman e Robin, che considero il peggior film mai fatto su Batman. Oh, e casomai vi fosse piaciuta la mia, diciamo, piccola parte iniziale, la mia piccola interpretazione della battuta dell'enigmista, fatemi sapere, anche perché l'ho trovata molto divertente. E se vi piace, tranquilli che non mancheranno anche le prossime allusioni, anche nelle prossime recensioni.
Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.